Sono tornato. Allora, volevo dire che Ciuschi è tutto sdentato. Gli sono caduti tutti i denti. Fa vedere? Fa vedere. Siamo dal dentista. Apri la bocca. Niente, non l'apri. Comunque, praticamente, infatti, l'altro giorno guardavo, gli ho detto, apri la bocca. T'ho detto, apri la bocca. E lui l'ha aperta. E mi mancava un dente. Allora dopo siamo andati al veterinario, non per quello, perché ho detto, magari gli cadono perché piccano. E mentre lo visitava, gli è caduto un altro. Adesso è tutto sdentato. Prima era un vampiro, adesso no. Gli sono caduti i canini. Però ha detto che l'ha messo sotto il cuscino, che vuole i soldini. Poi siamo andati al veterinario perché doveva fare ancora le vaccinazioni. Te dico solo questo, $82. Te dico solo questo. Che film è? Che film è? Sì, però è l'ultima vaccinazione, no? Adesso ha mandato la targhetta della rabbia e quindi è targato antirabbia. $82, ti dico solo questo, mi potrò comprare due giochi. Poi... sì, ultimamente è stato molto... inventivo. Mi è venuta un'altra invenzione da rivoluzionare il mondo della cucina. Allora, la pizza. La pizza, non ho il forno a legna, presto lo costruirò. Però magnetico, ovviamente. So se sono dei magneti che creano. I magneti creano l'energia e basta. Allora, però ho pensato, questa è un'idea da brevettare, che non c'è da nessuna parte. Va bene, copiategli l'idea, fate i soldi. Allora, bellissimo, questa è molto semplice ma funzionale. Allora, innanzitutto bisogna studiare come funziona la pizza, no? La pizza è un tondo, merito nostro degli americani esiste, perché noi americani abbiamo inventato il pomodoro, anche il cacao e anche il mais. E quindi anche i popcorn, i gianduiotti, i Ferrero Rocher e la Nutella. Tutto merito nostro americano, no? Beh, questa è la premessa. Allora, la pizza praticamente nel forno a legna italiano, quando si va a mangiare la pizza, è sbruciacchiata ai lati e quasi molle dentro. Questo perché? Perché nel forno a legna i legni sono dentro e non stanno sotto, come nei forni normali tradizionali. Come si fa a replicare questo nel vostro forno? Non si può. Perché nel forno normale il calore viene dal basso verso l'alto. Così, no? Però io ho pensato, adesso faccio vedere il disegno. Aspetta, ecco, scusate la rozzezza del disegno. Da questo semplicissimo disegno potete notare che creerò praticamente una pentola, però fatta di terracotta, perché anche la terracotta gioca un punto fondamentale nella pizza, no? Ed è circolare, però vista da un lato non è piatta, è fatta così. Quindi la pizza verrà messa sopra e qui il calore si dissipa e quindi cuoce di meno e cuoce più ai lati. E quindi il risultato sarà che ai lati è più cotta e all'interno è meno cotta. Beh, questa da brevettare, questa non c'è una pentola fatta così. Ho guardato su tutti i siti, anche quelli porno, perché dovevo essere sicuro che la pentola non esistesse in nessuna parte. Allora ho dovuto guardare tutti i siti. Ho guardato tutto YouPorn, tutto, e non c'è sta invenzione. Questo c'è da fare gli strasoldi, no? Allora, la vorrei costruire, però secondo me, cioè, si può fare in terracotta, no? Come si fa a costruire questa pentola qui? Facilissimo. Si piglia la terracotta, poi si mette su quel disco che c'hanno quelli che fanno i vasi, no? La fate girare. E la terracotta andrà sui lati per l'effetto della forza centrifuga, legge, la quarta legge di Michael Jackson, no? Fatto quella, fate asciugare, poi la girate, posto. Ah no, aspetta, fate girare, la fate solidificare un po', poi ci mettete altra terracotta dentro
No, però non funziona perché sotto è piatto. Vabbè, fate quello, poi questo è negativo, no? Dopo ci mettete, quando è solidificata, anzi, fate sta cosa con del dash, del gesso. Ecco, fatelo questa cosa col gesso, perché viene una cosa così, no? Convessa. Poi pigliate la terracotta, ce la mettete dentro, che quello, il gesso diventa lo stampo, girate e avete la vostra, si chiamerà la pentola Mirko Jets Convess Pizza. E dopo ce l'avete. Solo che poi quando avete la terracotta non si dovete metterla nel forno per farla condensare. Non so il forno adatto. Potrei metterla nel forno normale, non lo so. La terracotta per farla diventare bella bisogna metterla nel forno per cuocerla un sacco di ore. Poi non lo so. Però questa idea della pentola convessa è bellissima. Poi ho un sacco di altre invenzioni. C'ho questa invenzione qui da fare gli strasoldi, perché io sono un inventore. Io faccio, avete presente le sorprese Kinder? Io faccio i giochi quelli lì, basculanti, roteanti. No, non è vero. Che film è però? Questa, che lo dico a fare voi che non capite niente. Allora, praticamente tutte, perché c'è mia mamma già che mi scassa al telefono.